Ciao ragazzi, proviamo oggi a vedere un po' meglio l'argomento che abbiamo iniziato, e cioè il monachesimo. Come avete letto sul vostro libro, quando le persecuzioni cessarono, alcuni fedeli sentirono il bisogno di allontanarsi dalla città per vivere da soli in luoghi isolati. Queste persone vennero chiamati eremiti e vivevano in povertà, silenzio e preghiera, cercando di vivere secondo l'esempio di Gesù. Nacque così un fenomeno conosciuto come monachesimo, dalla parola latina monos, cioè uno. Il fondatore del monachesimo cristiano, anche in altre religioni si trovano forme di vita simili, fu Sant'Antonio, un giovane che veniva dall'Egitto. Ma in Occidente e anche in Italia fu invece San Benedetto a diffondere il monachesimo. In didattica trovate un video sulla vita di San Benedetto. Guardatelo bene. San Benedetto scrisse un regolamento per i suoi monaci, diviso in 73 punti, che però possiamo riassumere tutto in un'unica frase latina, ora et labora, che significa prega e lavora. La vita del monaco, infatti, doveva svolgersi tutto seguendo questo semplice principio, cioè doveva essere dedicata interamente alla preghiera e allo studio, ora, e al lavoro, labora. La vita di un monaco benedettino era rigidamente scandita nelle ore, in questa maniera. Il monastero dove i monaci vivevano era poi una piccola città, e tutto quello che serviva alla vita lo procuravano i monaci stessi con il loro lavoro. C'era chi lavorava i campi, chi si occupava degli animali e anche chi si dedicava semplicemente allo studio. Fra chi si dedicava allo studio, l'importanza maggiore era dei monaci amanuensi. Dovete sapere che all'epoca i libri erano solo scritti a mano, quindi non c'erano tante copie come oggi. Questi monaci dedicavano tutta la loro giornata a ricopiare i libri, specialmente la Bibbia, per produrre più opere possibili. A un certo punto i monaci amanuensi decisero di abbellire i loro manoscritti con delle miniature, delle vere e proprie opere d'arte, che usavano per iniziare ogni pagina del loro libro che stavano ricopiando. Adesso tocca a te. Dopo aver visto, sempre in didattica, il video che spiega come nasceva una miniatura, prova anche tu a farne una. Usa la prima lettera del tuo nome e prova a renderla un'opera d'arte. Ricorda che i monaci non avevano tutti i colori che hai a disposizione tu oggi. Usavano principalmente l'oro, cioè il giallo, il blu e il rosso. Disegnala sul tuo quaderno e metti come titolo il monachesimo.